4 articoli da vendere immediatamente per fare profitto con il dropshipping. Come saprai, ogni mese ho una rubrica dove espongo articoli da vendere durante il periodo testati e comprovati da me negli anni nella mia esperienza con il dropshipping e li voglio condividere con te gratuitamente e senza nessun tipo di interesse. Quindi resta con me. Ciao a tutti ragazzi, bentornati al mio canale, stiamo diventando davvero tanti grazie a tutti voi che vi siete iscritti. Come sapete, ogni mese, durante la prima settimana del mese, faccio un video dedicato ad articoli che ho venduto negli anni passati con successo e che vendono con successo anche quest'anno e sono adatti per questo periodo. Ci troviamo a dicembre 2020 e questo sarà l'ultimo video dell'anno in cui espongo articoli da vendere. Questi articoli andranno bene sia che tu vendi su eBay, sia che tu vendi su Shopify, sia che tu venda su Amazon. Ovunque tu vendi in questo canale vanno bene. Però, prima di iniziare, voglio parlarti di un articolo da non vendere ora, a dicembre. Anche se potrà sembrare paradossale. Ora ti spiegherò perché. L'articolo si tratta dei giocattoli. Evita di vendere giocattoli a dicembre. Perché? I giocattoli sono il prodotto che vende di più, sì, è vero, però noi non dobbiamo stare a pensare solo a una fonte di profitto. Puoi vendere giocattoli a determinate condizioni. Perché? Perché facendo dropshipping non abbiamo il controllo del magazzino, il controllo della merce, quindi solitamente ci affidiamo ad altri siti che lo spediscono per noi, come AliExpress o Amazon o un agente privato. In quel caso va bene se è l'agente che spedisce per te vendere giocattoli, ma se usi AliExpress, se utilizzi Amazon come fornitore o altri siti del genere dove tante persone comprano allo stesso punto, non va bene, perché i giocattoli sono il prodotto più venduto durante dicembre e essendo che ci troviamo già al 10 dicembre è probabile che vadano fuori stock, quindi non trovi più i giocattoli delle persone ordinano disponibili o che ritardino tantissimo le consegne. E se io sono un cliente e ti ordino un giocattolo il 10 dicembre, l'11 dicembre, è ovvio che me lo aspetto prima di Natale. Se mi arriva dopo Natale, quel giocattolo diventa inutile. E cosa succede? Oltre che il cliente vi lascia recensioni negative, se vendete su eBay o su Amazon possono lasciarvi recensioni che possono mettere in crisi lo stato del vostro account. Sia che vendete su Shopify vi aprono controversie, si lamentano con il processo di pagamento, come PayPal o come Stripe, e il processo di pagamento comincia ad alzarvi tutte le bandierine rosse nel vostro account che possono causare quelle famose sospensioni per cui mi contattate spesso e per cui non capite perché vi sospendono. Ci sono tanti motivi, questo è uno di quelli. Quindi questo è il mio consiglio. Ora a dicembre non vendere giocattoli se non hai un agente privato, se non hai un tuo stock, se non hai una fonte attendibile sia per i prezzi, perché i giocattoli possono anche variare di prezzo di molto in base alla richiesta, sia di quantità e sia di velocità di spedizione, ok? Anche i prodotti che prendete da Amazon, in questo periodo se vendete consegne in 3 giorni, sono prodotti che le consegne in 15-20 giorni, perché c'è troppa richiesta, come i giocattoli. Io per esempio sto togliendo tutti i giocattoli ai miei negozi pian piano, perché ci avviciniamo sempre più a Natale, e io non posso permettere a una persona che vi acquista un giocattolo il 20 Natale promettergli la consegna entro il 23. È impossibile, ragazzi. Ma anche se avete la merce voi, perché le poste, i corrieri hanno ritardi in questo periodo fortissimi. Più ci avviciniamo a Natale, più i ritardi si fanno, diciamo, pesanti. Quindi anche se voi avete il giocattolo a casa, la merce a casa, non la vendete il giorno 20 per consegnarle il 23, perché fate solo brutta figura se avete ritardo. Detto questo, passiamo subito ai 4 prodotti che ho deciso di condividere con te. Il primo prodotto, ragazzi, si tratta ovviamente di giubbotti e guanti da neve. Anche se le cose sciistiche sono chiuse, però a gennaio apriranno, le persone ci andranno e vorranno guanti, giubbotti, pantaloni a neve, accessori a neve, stivali a neve. Queste cose le persone se le acquistano in anticipo, quindi cominciate a metterle ora nei vostri negozi eBay, nei vostri negozi Amazon, se usate Shopify cominciate a lanciare ads, magari non proprio ora le ads, ma se vendete su eBay e su Amazon già mettete i prodotti ora, così cominciano a carburare, a fare storico. Secondo prodotto con cui voglio condividere con voi si tratta degli articoli da festa, decorazioni da casa, palloncini, bicchierini, piattini, tutte queste cose, pupazzi da festa, tutti gli articoli riguardanti le feste casalinghe, perché ovviamente Capodanno, ragazzi,
ce la passeremo tutti a casa. Per quanto possiamo rispettare, è ovvio, ragazzi, che tutti quanti faranno qualche piccole feste o si organizzeranno come meglio credono, questo è inevitabile, quindi mettete questi articoli, venderanno un sacco, te lo posso garantire, già stanno vendendo, già li sto vendendo tutti gli articoli da festa, perché le persone in ogni caso festeggeranno. Il terzo articolo che ti voglio dire, aspetta, prima ricorda di mettere mi piace a questo video, mettere like, quindi di iscriverti, così mi aiuterai a crescere, mi darai sempre più motivazione per rilasciarti questi contenuti utilissimi, e grazie di averlo fatto. Ora possiamo continuare. Il terzo articolo che ti consiglio di vendere sono le stufette elettriche. Non c'è bisogno di spiegarti perché, ma sono quegli articoli che non, nessuno pensa, o se fai ricerca di mercato comunque li trovi, però ovviamente molte volte, perché la ricerca di mercato si dice sempre fai ricerca di mercato, ma cos'è la ricerca di mercato, ragazzi? Al di là dei numeri, dei software che usiamo, delle analisi, la ricerca di mercato è capire cosa il mercato vuole, ok? Questo, cioè, fondamentalmente al di là dei software, dei numerini, delle analisi, dei grafici, è questa la ricerca di mercato, capire cosa il mercato vuole. E se fa freddo in tutta Italia, se la temperatura è più alta sono 6 gradi a sud e meno 5 a nord, è ovvio che stufette elettriche vendono, cioè, ragazzi, a dire di questo, perché molto volte uno si fa pensieri, analisi, programmi, grafici, a volte non c'è nemmeno bisogno, non che non servono, ma basta ragionare, che i programmi non fanno altro che quello che fanno un altro, quello che noi non facciamo con la testa. Se ragioni puoi arrivarci in molte cose anche da solo nei trend, però ovviamente questo non vale per tutto, ci sono trend che devono essere analizzati, ma quello è un altro discorso. In ogni caso non te ne devi preoccupare, perché ti sto dando io alcune idee qui gratis, senza analisi, senza niente, sono prodotti che vendono, che vendo ora, che vendevo l'anno scorso, che vendevo 2 anni fa, quindi la ricerca del mercato già l'ho fatta al posto tuo. E il quarto prodotto, ragazzi, da vendere sono le creme idratanti. Come per la stufetta, basta usare la testa, fa freddo, le mani ci vendono fredde, si spaccano, la faccia si spacca, e le creme idratanti si vendono a fiumi. Non parlo di creme idratanti quelle a 3 euro o 2 euro sul mercato, non parlo di creme idratanti comunque da 50 euro, 60, 40 euro a barattolo. Li vendo tutti i giorni, durante tutto l'anno comunque, ma in questo periodo vanno a fiumi, perché ovviamente, ragazzi, le persone, le donne, soprattutto, ma anche gli uomini ne hanno bisogno. E tra l'altro c'è un'altra cosa, ragazzi, le creme idratanti, a differenza dei prodotti che già vi ho detto, è un prodotto che è, come si dice in italiano, che ogni mese potete vendere, che ogni tot di settimane potete vendere, perché ovviamente il cliente lo finisce e lo ricompra da voi. Fidelizzi il cliente, perché se la spedizione è stata veloce, il prodotto è stato di qualità, il customer service è stato impeccabile, il cliente tornerà da voi. Anche se voi vendete su eBay, io su eBay ho acquirenti regolari che comprano da me non da un mese ma da un anno, tutte le settimane, tutti i mesi, le stesse persone, si vanno nel mio grafico delle vendite, metto i nickname di queste persone, mi rispondono ordini mensili o ordini ogni 2 settimane di alcuni prodotti. Quindi non è vero, perché molti, ragazzi, stupidamente, lasciate stare chi dice questo, lo dicono non per stupidità, ma magari a volte per ignoranza, perché non hanno mentalità flessibile per pensare, pensano che non si può brandizzare eBay o Amazon. Sono cazzate. Tu puoi creare un brand su eBay, puoi creare un brand su Amazon, ovviamente devi sapere come farlo, farò un video all'inquadro dove vi spiegherò più dettagli. Mi raccomando, seguimi, perché stanno per uscire tantissime novità sul canale. E sono sicuro che ti piaceranno. Grazie di aver visto il video fino alla fine. Ci vediamo al prossimo. Ciao.